Eh sì, ragazzi, è estate, stiamo sudando e soprattutto recensiamo un cecchino. Ma non un cecchino qualsiasi, ma l'M40 della Evolution. Un fucile che già di base nella realtà è stato utilizzato ed è stato visto in tanti prodotti mediatici, che ha avuto un'importanza non indifferente nel panorama reale e anche questa replica all'interno del mondo dell'airsoft è molto interessante, grazie al suo rapporto qualità-prezzo ottimo e a una costanza sul joule veramente precisa. Costanza sul joule precisa. Comunque spara molto bene, questa era la morale di fondo. Prima di partire ad esplorare questa piattaforma e capire perché la riteniamo molto interessante, ovviamente, sigla. Ehi War, ma secondo te dov'è che posso acquistare una replica da Airsoft così figa e altri prodotti sempre inerenti all'Airsoft, l'ambito militare, l'ambito tatticool in zona Reggio Emilia? Assolutamente da M Tactical. Wow! Sì, ovviamente potete acquistare questa e tante altre repliche da Airsoft e prodotti inerenti a questo incredibile mondo, Airsoft, militare, tattico, eccetera, da M Tactical Shop. Link ovviamente in descrizione. Finito ovviamente con la sponsor, che è anche il nostro, cioè la nostra sponsor, quindi insomma, non è neanche una marchetta. Passiamo a questa replica. Cos'è che mi piace, cos'è che non mi piace, soprattutto M40? L'M40, che è questa piattaforma qui, che si divide poi in M43 e in altri modelli, è un fucile di precisione, fucile da cecchino, non un cecchino, perché il cecchino è quello che spara con il fucile da cecchino. Smoot, questo è per te. Che è in utilizzo alle forze speciali americane, i Navy SEALs e i Marines in generale, ed è ancora in utilizzo. E la cosa è veramente molto fica. Para in originale un 7,62, una bella sberla, ed è ovviamente utilizzato per tiri di precisione a lunga distanza. So che a molti di voi non gliene frega niente, però io ho fatto le mie ricerchine e volevo condividerle con voi, così avete anche un po' di conoscenze in più sul perché scegliere questo e non un altro modello. Partiamo ovviamente dalla parte posteriore, poi andiamo in cima. Prima però di guardare tutti questi elementi, ci sono due cose che vorrei aggiungere. Questo modello è ovviamente economico. Quello che intendo dire è che rispetto a modelli come lo Striker della Moeba e tutta la serie Striker in generale, o il VSR 10 della Marui, questa replica costa meno. Quanto? Potete scoprirlo cliccando sul link in descrizione. Questo è stato fatto perché è una replica economica che tira molto bene, che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e vedremo come mai. C'è un prezzo ridotto, quali sono le features in cui eccelle e quali sono quelle in dove, a nostro parere, perde un po'. Prima cosa degna di nota è il fatto che la parte del poggiaspalla possa essere andata ad allungare. Abbiamo infatti questi buchini dove, inserendo dentro, metti a fuoco magari una chiave a brugola, possiamo andare ad aumentare la distanza che c'è tra noi e il calcio. Questo è fatto perché ovviamente con calci fissi come quelli degli sniper, se siamo troppo corti abbiamo dei problemi con l'imbraccio e con l'allineamento. Essendo questo un fucile di precisione, dobbiamo essere sicuri di poter andare ad acquisire le tacche di mira col nostro occhio, o in questo caso ci monterei ovviamente un'ottica zoom, in maniera comoda e precisa. E questo modello, benché replica, ha tutte quelle features che ci permettono di farlo in comodità e precisamente. Prima di tutte, ovviamente, il calcio e il poggiaspalla. Subito sopra troviamo anche il poggiaguancia. Cos'è il poggiaguancia? È questa parte nera che vedete qui e, come potete vedere, posso andare ad allentare robini e la posso andare a mettere o al massimo o al minimo. Io adesso la metto al massimo per farvi vedere una cosa molto fica. A seconda del tipo di ottica che avrò montato sopra, quando mi vado ad appoggiare, riesco ad andare ad allineare perfettamente il mio occhio con l'ottica che avrò scelto. Questa è una cosa, ripeto, molto molto importante, perché la facilità di acquisizione del mio bersaglio è data da quanto velocemente riesco ad allinearmi con la mia ottica. Subito dopo, sempre legato ovviamente all'ergonomia, troviamo questa impugnatura. Di recente vanno molto molto di moda impugnature molto più dritte e meno angolate. Questo permette un grip molto solido, che è stato ovviamente facilitato da una fattura dell'impugnatura veramente ben fatta, benché sia una replica economica, e riesco a gripparla in maniera comoda e precisa senza problemi. Una feature che mi piace veramente tanto è come la mano si incastri perfettamente sul grip, che tra l'altro è stato fatto abbastanza bene, benché economico, e riesco ad allinearmi correttamente, andare ad attivare e fare fuoco.
Legata a questo non possiamo non parlare del grilletto. La cosa molto carina è che una volta armato, abbiamo una corsa prima che questo vada a scattare. Ve lo faccio vedere con la sinistra. Io vado a tirare il grilletto e a un certo punto para. Non trovo un wall, quindi non ho un punto in cui il grilletto va. Sento esattamente che se spingo ancora il grilletto va a staccare, ma devo tirare in maniera abbastanza fluida. Questo a molti piace, a molti non piace. Io personalmente su questi modelli consiglio di imparare a utilizzarli in questo modo. Il wall è qualcosa per gente avanzata e probabilmente andrete a modificare la replica in modo tale che poi possa avere un wall. Questo è quello che vi dico. Per quanto riguarda il sistema di armamento, ovviamente dobbiamo andare, essendo questo bolt action, a tirare indietro l'otturatore, portarlo avanti e a incamerare il colpo che è all'interno del caricatore. Su questi nuovi modelli ho il piacere di dire che è stato implementato e migliorato questo sistema, che in quelli vecchi invece tendeva a incastrarsi un po' nella parte di rientro. Lo faccio vedere, ok? Anche facendolo molto piano, il fucile non solo è silenzioso, quindi non fa un clank di suoni, ma è anche molto scorrevole. Chiaro è che potete andare a lubrificare leggermente questa parte, visto che è metallo che scorre su metallo, principalmente alluminio tra l'altro, in modo tale che siete sicuri che non abbia giochi, non gratti, non vada a peggiorare nel tempo. Ovviamente siamo stati abituati bene, quindi troviamo anche la leva della sicura che impedisce alla nostra replica di andare a fare fuoco, a meno che non lo vogliamo noi. Non sicuramente il più silenzioso da questo punto di vista, ci sono 250 tecniche per andare a renderlo molto, e dico molto, più silenzioso aftermarket. Tenete conto che i cecchini, come i fucili d'assalto, non sono esenti da quella regola che vale un pochino per tutti i prodotti competitivi del software, ovvero che poi vengono modificati aftermarket per far sì che possano rispondere alle vostre esigenze. Piccolo excursus a proposito di questi, visto che degli interni non è che ho le conoscenze da cecchino per poterne parlare più di tanto, è che questo modello è compatibile col 90% degli accessori e delle modifiche che si fanno sui VSR10. Per quelli di voi meno esperti, il VSR10 è uno dei modelli di cecchino, soprattutto in Italia, più modificati e più utilizzati per avere uno sniper molto performante. Questo non è esente da questi problemi, l'unica cosa è che il gruppo PAP non può essere completamente cambiato, bisogna tenere questo. Vi dico che con un buon gommino PAP il problema è risolto, anche grazie a una molla che rende il tiro veramente molto costante. Troviamo un rail superiore che ci permette di montare ovviamente sulla replica la stragrande maggior parte delle ottiche da cecchino, quindi non abbiate paura se avete già un'ottica che volete montarci zoom, sicuramente ci monta sopra. E troviamo un altro blocco per andare ad attaccare nel caso un bipiede giusto sopra il caricatore. Questo ovviamente è l'attacco per il bipiede singolo, qui invece potete attaccare degli accessori come un'impugnatura o altro. Cosa importante, qui troviamo il caricatore che ha il suo tasto di rilascio qui di fianco e che ovviamente è diverso dall'originale, che starebbe in questa posizione qua. Noi lo troviamo qui in alto, come per la maggior parte dei bolt action, come per esempio VSR10 che monta il vano portacaricatori più avanti. Caricatore un po' plasticoso, se devo dire, però fa il suo lavoro, si incastra facilmente se lo mettete dalla parte giusta soprattutto. E cosa importante, costano poco, visto che su questi modelli i caricatori me ne servono, tenendo pochi pallini, vi consiglio assolutamente di acquistarne. Il tecnopolimero che compone tutto il body della replica è fatto veramente molto bene. Tra le altre cose, mi sento anche di dire che è fatto nettamente meglio, anche rispetto al VSR10 Marui, che mi è sempre sembrato, prendendolo in mano, un po' plasticoso. Questa cosa qui non la troviamo. Il tecnopolimero è fisso, è sturdy, come piace dire a me, è solido e non ci sono componenti che scricchiano. Il che non è da sottovalutare, in quanto questa replica è assemblata da voi, perché la parte della canna, del ricevitore e del grilletto lo dovete andare a calare voi all'interno della replica e stringere con delle viti da 6 mm. Non preoccupatevi, è una cosa di una facilità stupidissima, nel caso lo acquistiate ovviamente qui in negozio, è già montato come lo vedete qui e ve lo consegniamo in questa maniera. Parlando di uno degli ultimi punti che mi sembra abbastanza importante, sono gli attacchi cinghia. Come vedete questo bel buchino qui è un attacco QD che troviamo sia nella parte del calcio che nella parte del frontale, e lo troviamo sia a destra che a sinistra, sia sul calcio
anche sulla parte frontale della replica. Questo è essenziale perché così, che siate mancini, benché questo sia un sistema bolt action, quindi comunque favorirà chi è destro orso, potete andare ad attaccare la replica come preferite. Avere degli attacchi QD su una replica da cecchino vi è molto molto comodo, anche perché sono repliche pesanti. Quindi non volete stare 12 ore in puntamento in questa maniera, benché io potrei farlo perché sono veramente fortissimo, o in generale vi consiglio di camminare senza stare in puntamento. Questo proprio a livello generale, in modo tale che possiate appendere la replica e la cinghia scarichi un po' del peso sulle vostre spalle. Infine troviamo il resto della canna e un tappino rosso che è stato incollato. Vi basta andarlo a scaldare con un phon e lo potete ovviamente andare a rimuovere. Ci sono delle regole per il trasporto di questi giocattolini, non potete girare normalmente senza il tappo rosso, andatevelo a cercare, ci ho fatto un video a riguardo, mi raccomando, be safe. Infine, prima del sorpresone, qui troviamo la regolazione dell'op-up, che ovviamente è questa levetta che possiamo andare a spingere in avanti o indietro per andare a regolare il suddetto op-up. Una replica veramente interessante, che però ha un paio di criticità, che adesso vi esporrà proprio lui. Ciao ragazzi, sono War e abbiamo qui un Rage sulla M40 Evolution. Allora, è proprio sul caricatore che mi allaccio per dare quello che secondo me è il difetto più grave di questa replica. Allora, abbiamo una replica nel complessivo estremamente lunga, vedete che anche in inquadratura fa fatica a entrarci completamente, ma se andiamo a guardare la posizione del caricatore di questa qua da soft air, che è qua, quindi qui abbiamo una lunghezza di canna in rapporto alla lunghezza totale della replica estremamente risicata. Hanno fatto un ottimo lavoro a mettere l'imbocco dei pallini verso l'operatore, così da guadagnare quei 10 cm in più di canna. Ma comunque su una replica così lunga mi sarei aspettato un alloggiamento canna un po' più generoso. Poi di fatto questo fucile vuole essere concorrente del VSR10, non vuole stravolgere il mercato, vuole darvi un'estetica diversa su una piattaforma praticamente già conosciuta, e ci riesce bene. Infatti i comandi sono più o meno nello stesso punto, abbiamo appunto la sicura, l'otturatore, abbiamo, vabbè, il grilletto ovviamente è nello stesso punto, ma soprattutto l'op-up ha lo stesso identico sistema, ha le vettine da spostare sul piano orizzontale. Carino che abbia già qualche accorgimento moderno. Una cosa che forse mi sento di criticare è come questa plastica reagisce alla luce. Perché? Perché quello della Weller reagisce molto peggio, ma se confrontato a un fucile un po' più costoso come può essere invece il Marui, che è semi gommato, perde un po'. Adesso costa la metà, costa letteralmente la metà, quindi accontentiamoci del polimero fatto bene, migliore di quello della Well. Per il resto, quello che deve fare lo fa. Non possiamo pretendere da un fucile che costa così poco, tra virgolette, così tanto. Riesce perfettamente nel suo obiettivo, come dicevo, far concorrenza al VSR10. Abbiamo tutti gli option che servono di serie già pronti, abbiamo gli attacchi cinghia QD, abbiamo l'attacco del bipiede, ma anche il piccatino da 20 mm, quindi c'è tutto. Però abbiamo una sorpresa noi, perché per la prova di tiro, che sarà su Instagram, quindi andate subito su Instagram a vederla, c'è una location speciale che vi permetterà di apprezzare meglio le caratteristiche di questa replica. Indicativamente, comunque, molto costante, sempre tra 0,96 e 0,98. Cosa dire, ragazzi? Cosa dire di questo M40 della Evolution? È chiaro che è un fucile molto buono già out of the box, perché vi garantisce con un prezzo economico una costanza di tiro e una precisione che vi fa divertire. Punto. Questo è quello che io ritengo sia una delle cose più importanti quando parliamo di repliche da cecchino. Devo potermi divertire, devo poter sparare con precisione e colpire quello che voglio. Poi è chiaro che se mi aspetto di colpire un bersaglio a 80-100 metri, lì magari ci devo andare a mettere le mani sopra, ma vale con la vostra replica AR15 come per qualunque dei prodotti che ci sono qua dietro. Quindi in conclusione è una replica che ha quello che io cerco in un fucile da cecchino. È economico, perché i fucili costosi modificati ce li ho già, mi fa divertire, è fatto in maniera realistica, è fatto con dei buoni prodotti, lo posso andare a modificare senza tirare delle madonne, perché è compatibile con la stragrande maggioranza delle modifiche che si fanno su questo tipo di repliche, fucili da sniper, e basta. È bello, funziona, è buono e costa poco. Tanto alla fine a voi interessa anche e soprattutto quello. Ah, e poi ovviamente c'è la versione completamente nera che vi ho fatto vedere War, la versione olive che vi ho fatto vedere io, e lo potete trovare un pochino in tutte le salse.
Ragazzi, io non ho altro da aggiungere se non che ovviamente per questo tipo di prodotti, per consigli importanti su cosa acquistare, per ulteriori informazioni potete contattarci direttamente sul nostro WhatsApp del negozio M-Tactical Shop, ovviamente, che potete acquistare questi prodotti su M-Tactical Shop, ovviamente se il sito vi esce con un altro nome non preoccupatevi, stiamo facendo la transizione come abbiamo fatto qui su YouTube e sugli altri social, acquistate pure da lì, non c'è problema, se avete dubbi mi raccomando scriveteci sui social o in maniera molto più veloce e molto più precisa su WhatsApp, che è il vostro canale diretto con noi. Vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale, mettere like al video e condividerlo con i vostri amici se possibile, anche con le nonne, con le mamme, tanto ormai sappiamo che ci fate vedere un pochino a tutti, grazie, lo apprezziamo. E soprattutto di venirci a seguire sui nostri social, Facebook, TikTok e ovviamente Instagram, claro. Vi ricordo inoltre di passare anche dal mio canale YouTube dove pubblico altri contenuti di questo genere sempre legati al mondo tattico e sul mio Instagram dove condivido bloopers, altri momenti che ovviamente sui canali principali evitiamo. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, vi auguro delle buonissime vacanze nel caso non ci siete stati o nel caso ci andiate a breve e soprattutto stay hungry. Poi c'è il vantaggio principale di giocare come cecchino, che tu ti metti una ghillie, ti sdrai in un punto figo e dormi.